Andrea Mosconi, l'allenatore del Trentino. Come a Fossombrone la zona Cesarini porta bene? Molto bene, per principi giusti. Ci siamo specchiati dopo l'1-0, invece da chiudere la partita, il rigore sbagliato, bene, c'è come cosa, abbiamo sbagliato inizio secondo tempo, loro sapevamo che è una squadra che palleggia, però alla fine penso sia stata una vittoria strameritata. L'abbiamo vinta col cuore, con la voglia e per l'attaccamento alla maglia. È normale, non siamo né Barcellona né Real Madrid, facciamo l'eccellenza e le partite si vincono anche giocando sporco. Però questo gruppo c'ha un gruppo di valori a livello umano e tecnico. Vince oggi era difficilissimo per come si era messa la partita. Abbiamo sbagliato che ci siamo specchiati dopo l'1-0, abbiamo smesso, invece non dobbiamo mai smettere. Poi i ragazzi hanno risposto, sono stati bravi i ragazzi che sono entrati, che ha fatto l'assist di Domenico Antonio, gli usavano gli assist che sono 10 giorni che non si allena perché ci abbiamo avuto Merlini con la febbre stanotte, tutti i segni del destino, soltanto che per vincere i campionati, vincere le partite ci vuole unità di intenti, tutti assieme. I ragazzi non è che onorano la maglia, ci dormono ogni notte che è diverso, magari non l'hanno onerati i gruppi antecedentemente a questo. Questo è un gruppo di ragazzi che guadagna 2 lire e che dà tutto in campo per la maglia dei Cremisi. Dalla vittoria di Coppa è uscito un altro Tolentino. È un Tolentino, è normale che ci ho avuto qualche battuta a vuoto tra novembre e dicembre, quando sembrava che potevamo dominare il campionato, invece che i campionati vanno dominati con gli atteggiamenti giusti, le prestazioni giuste, come si allenano questi ragazzi. Vincere le partite è difficile, ma questo è un gruppo di ragazzi che fa l'allenamento come se fosse l'ultimo e ogni partita come se fosse l'ultima. Sono bravi e penso che la vittoria d'oggi sia proprio bella per questo. E poi se lasciamo perdere l'assenza non contano, perché noi non abbiamo mai parlato, però questo è un gruppo dei valori morali importanti. Matteo Possanzini, il ritorno a Tolentino porta male, anche se il secondo tempo è stato un buon Porto Recanati. Sì, non mi è dispiaciuto sinceramente anche il primo tempo, perché comunque affrontiamo una squadra che fa sempre dell'approccio alla partita la propria forza, e Fossombrone era avanti 2-0, poi si era fatta rimontare alla fine, ha rivinto nel finale, quindi fa della forza d'animo del gruppo l'arma migliore, quindi occorreva tenerli distanti dalla propria porta e avere persone da coraggio, cosa che non abbiamo avuto nei primi 20 minuti, invece poi la squadra ha preso il campo, credo che è stata padrona del campo nel secondo tempo, quindi la soddisfazione più grande è avere una squadra consapevole, anche se penultima in classifica, del proprio potenziale, quindi e sentire gioire un avversario che ha tanta più qualità della nostra in quella maniera. Il 95esimo ci deve dare soltanto la forza per affrontare le prossime partite, 12 partite, sono 36 punti. E se siamo in grado di giocarcela su questo terreno, Tolentino, per venire classificato in questa maniera, penso che possiamo crescere tanto. Dispiace, faccio i complimenti ai ragazzi e niente, auguro meglio anche al Tolentino, che non sono stato e spero che arrivi in fondo, perché lei ha tutto per vincere.